Prosegue il nostro viaggio attraverso i paesi della città metropolitana di Firenze. Oggi ci troviamo a Figline Incisa Valdarno. Andiamo a scoprirlo. Siamo dentro la collegiata di Santa Maria a Figline Valdarno. Siamo qui con una storica dell'arte del territorio, Valentina Trambusti. Valentina, questa collegiata intanto a che periodo risale? Questa collegiata risale al 1257, fu fondata proprio dai fiorentini su quella che era la piazza del Mercatale, ovvero la piazza principale proprio del castello di Figline Valdarno. L'importanza di questa pieve inizialmente è data proprio in un atto del 1493 in cui il vescovo insigna proprio questa chiesa come insigne collegiata. Quindi questo ci fa vedere quanto il borgo di Figline, il castello di Figline, fosse già importante in quell'epoca e anche nell'epoca precedente, proprio all'anno della fondazione della collegiata del 1257. Tra le particolarità di questa stupenda collegiata c'è un'altrettanto bellissima tavola che raffigura una Madonna con bambino. Raccontaci un po' la storia di questa particolare tavola. Questa tavola è stata attribuita a Maestro da Figline, ovvero un artista attivo nei primi anni del 300, vicino comunque ai modi di Giotto, forse un pochino più esuberante rispetto all'artista, che appunto dipinse questa tempera su tavola in cui c'è la Madonna con bambino e sei angeli insieme a Santa Elisabetta d'Ungheria e San Ludovico di Tolosa. Sono due santi francescani, infatti se noi vediamo la santa è proprio vestita con il saio francescano e reca nel grembo alcune rose che sono proprio suoi attributi riconoscibili, che la rendono appunto riconoscibile. Mentre San Ludovico di Tolosa, che era un nobile, vedete che calpesta la corona in quanto lascia i suoi averi per diventare proprio un frate francescano. In questa raffigurazione vediamo il patrono di Figline, San Romolo, che in mano porta proprio la città di Figline. Sì, questo è interessante perché questa tavola è stata fatta da un artista marchigiano, Giovanni Andrea de Magistris, nel 1539 e insieme a questa sacra conversazione che viene fatta appunto con la Madonna e questi due santi ci sono proprio San Romolo, che è il protettore della città di Figline Valdarno, e San Rocco. San Rocco era il protettore contro la peste. È interessante perché in questa tavola noi abbiamo una delle prime raffigurazioni proprio di Figline Valdarno, ovvero lui porta nelle mani, quindi in un senso di protezione che lui aveva proprio nei confronti della nostra città, la città come si disponeva proprio nel 1539, ovvero con una cinta muraria, ovvero con un palazzo del podestà situato quasi al centro della città stessa e alcuni pozzi che oggi purtroppo non possiamo più vedere. All'interno della collegiata, proprio la porta accanto, c'è un bellissimo museo d'arte sacra che è possibile visitare. Le opere sono davvero tante. Parliamo di questo alle nostre spalle in maniera particolare. Sì, questa è una tempera su tavola dell'artista Andrea Di Giusto. La tavola non era originariamente qua, ma faceva parte di un'altra chiesa di campagna, che è Sant'Andrea Ripalta, e per motivi conservativi è stata portata appunto dentro all'interno di questo museo, dove è conservata e dove è fruibile da parte di tutti i visitatori appunto del museo stesso. L'opera risale all'incirca al 1436, una data nel quale Firenze vede già attivo Masaccio, ma dove ancora è attiva la lezione di Lorenzo Monaco, ed è proprio a lui al quale si rifà proprio Andrea Di Giusto. In questo caso è rappresentata un'adorazione dei magi, che sono vestiti con questi abiti suntuosi, con questi velluti ricamati, e che riportano un po' già ai tessuti usati anche in alcune opere fiorentine e poi successive anche marchigiane con Gentile da Fabriano. L'opera appunto è ancora nella sua cornice originale, quindi è interessante insomma anche per vedere la fabbrica lignea con la quale venivano poi decorati e
incorniciate queste opere così preziose. Poi all'interno del museo è possibile vedere le vesti, molti reliquari, ma anche altre opere che sono state portate qui da chiese di campagna che poi sono state anche chiuse. Non molto lontano dalla collegiata c'è un'altra chiesa, San Francesco o Santa Croce? Allora, sembrerebbe che il nome originario della chiesa fosse Santa Croce e lì ci sono un po' due filoni, diciamo così, un po' contrastanti sul perché la chiesa fosse inizialmente dedicata appunto a Santa Croce. La prima ipotesi è che fosse dedicata appunto a Santa Croce perché Musciatto dei Francesi della Foresta, un esponente importante di una delle famiglie più in vista di Figline, che era al servizio di Filippo il Bello, si racconta che portò una reliquia appunto della Santa Croce che era stata donata a Filippo il Bello da Carlo Magno e che fu portata appunto all'interno di questa chiesa e da lì il nome Santa Croce. L'altra invece vuole che Santa Croce sia proprio dovuta al fatto che la chiesa fondata da dei piccoli seguaci di San Francesco nei primi anni del 1200 dedicassero proprio la chiesa appunto alla croce perché soltanto attraverso il disegno salvifico della croce si potesse poi arrivare alla salvezza eterna. Questo ci trova conferma anche negli affreschi di controfacciata. Adesso andiamo a visitare una cappella al lato di questa chiesa. La sala capitolare. Qui siamo all'interno della sala capitolare. Importante è l'affresco appunto della crocifissione con la Madonna e San Giovanni attribuito e databile intorno alla metà del XIV secolo. E due opere importanti che sono Madonna con Bambino di Giovanni del Biondo, in cui nella parte sottostante c'è proprio la firma dell'artista e perché e per chi fu fatta fare questa tavola, e la Madonna con Bambino in stucco policromo della bottega di Lorenzo Ghiberti. È interessante perché lo stucco policromo è una tecnica artistica che purtroppo si trova a pochissime testimonianze. Va un po' a simulare quello che è una scultura lignea, ma in realtà è stucco ed è comunque garantisce una manualità e una prestigiosità praticamente delle mani dell'artista piuttosto importante. A Figline sono tante le cose da vedere, come la Torre Guelfa, visibilmente pendente a causa di un cedimento del terreno argilloso, e come il Monastero delle Agostiniane o della Santa Croce, la cui chiesa all'interno si presenta secondo lo stile barocco. Valentina, siamo saliti un po' sopra il livello dell'Arno, adesso dove ci troviamo? Ci troviamo in quello che era il castello di Incisa. E il toponimo Incisa sembra che derivi da una situazione che è avvenuta migliaia di anni fa, quasi oltre 2 milioni di anni fa, perché nella zona sottostante, cioè dove passa appunto la valle dell'Arno, una volta c'era appunto un lago e quindi tutta la valle era caratterizzata da questa zona paludosa e quindi questo lago pleistocenico che si era formato dalla valle dell'Arno e da tutti i corsi d'acqua minori che provenivano dalla montagna. C'era soltanto un problema, cioè che il deflusso dell'acqua verso Firenze e quindi poi verso il mare era come fermato da una sorta di diga, diciamo così, naturale, calcareo, marnosa,
che piano piano, con l'andare degli anni, quindi un processo lentissimo durato migliaia di anni, l'acqua ha scavato una sorta di passaggio per far defluire appunto l'acqua. La prima zona che si liberò fu la zona di Rignano e poi successivamente appunto la zona di Incisa. Infatti si parla di un'incisione di questa valle avvenuta appunto in maniera naturale nel corso degli anni, che poi ha fatto defluire il corso dell'Agua e poi il corso dell'Arno appunto verso Firenze e verso il mare. Incisa in questo modo poté cominciare ad arrivare i primi insediamenti, infatti abbiamo testimonianze di insediamenti romani che poi sono diventati importanti con la fondazione di Firenze proprio nel 59 a.C., quindi con Firenze. Infatti vediamo che in tutta la storia di Incisa va di pari passo con la storia di Firenze, rimane molto legata alla città, tant'è che Incisa avrà un suo comune soltanto nel 1294, quando appunto Firenze concede, si dice proprio così, c'è cioè proprio un atto in cui si concede a Incisa di diventare comune e concede 3 anni dopo la possibilità a Incisa di avere un mercato settimanale, che era importante comunque per l'epoca, che veniva fatto di lunedì. Firenze utilizzò Incisa proprio per tenere sotto controllo la riottosa Figline. Già nel 1170 ci fu appunto una rivolta dei figlinesi contro la città fiorentina e quindi si cercò attraverso di Incisa di murare, di fortificare Incisa in modo tale da diventare una sorta di guardiano e di sentinella proprio di Figline. Incisa però a suo tempo dette a Firenze tantissimi giudici e notai. Importanti nella famiglia dei notai fu la famiglia dei Petrarca. Infatti proprio in questa casa alle nostre spalle, che è proprio originaria appunto della famiglia Petrarca, nacque e visse il bisnonno di Francesco Petrarca, del famoso letterato che ebbe i natali invece ad Arezzo. E perché nacque ad Arezzo e non nacque a Incisa? Nacque ad Arezzo perché il Ser Petraccolo, che sarebbe stato il padre di Francesco Petrarca, che era appunto un notaio, fu accusato di contumacia da un esponente dei francesi figlinesi, che comunque era una famiglia nobile molto, molto particolare, i francesi della foresta. Ci sono vari episodi insomma che ricordano che sicuramente era una famiglia non tranquilla, tra virgolette, e fu esiliato appunto ad Arezzo e lì ebbe i natali appunto Francesco Petrarca. Fu giudicato non colpevole 3 anni dopo, però doveva pagare una sorta di penale che comunque andava contro anche del suo onore e quindi decise appunto di finire i suoi anni e di rimanere in esilio ad Arezzo. Adesso nella casa dei Petrarca che cosa c'è? Nella casa del Petrarca adesso è stata rivalutata, ristrutturata tantissimo dal comune di Figline Incisa, dove vengono fatti dei convegni, vengono fatti dei laboratori e comunque è adesso a tutto utilità, diciamo, dei cittadini figlinesi e incisani. Di fronte invece c'è il palazzo pretorio o del podestà, come si vuole chiamare. Sì, il palazzo appunto del podestà, che comunque il podestà era una figura molto importante all'interno di quello che era appunto il comune nascente di Incisa. Qui vicino invece c'è la chiesa di San Biagio, che era la chiesa al popolo del quale appunto apparteneva gli avi di Francesco Petrarca, che però adesso è una civile abitazione, quindi non la possiamo riprendere. È comunque importante perché a livello architettonico è rimasto in piedi soltanto una piccola parte, che è il campanile, che ha una forma particolare, è un campanile a vela. Valentina, siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Dietro alle nostre spalle c'è una chiesa particolare dei Focolarini, con una struttura particolare. Sì, la chiesa è stata dedicata a Maria, Santa Maria Theotokos, ed è stata iniziata il lavoro nel 2002 e poi consacrata nel 2004. È una chiesa molto particolare, in quanto tutto il concepimento architettonico e artistico è stato fatto da donne. Dal centro Ave Arte, che è il centro artistico che fa parte appunto della comunità dei Focolari qui della cittadella di Loppiano.
Il concepimento architettonico è stato soprattutto dedicato appunto alla Madonna. Il tetto vuole essere con questi spioventi che vanno appunto da terra verso il cielo, vuole essere proprio un messaggio proprio di Maria, cioè prendere il fedele e portarlo appunto verso l'alto, verso Dio. Ricorda un po' questo tetto il manto di Piero della Francesca in alcune sue opere della Madonna della Misericordia, in cui accoglie appunto questi fedeli, e questa chiesa proprio è una chiesa di accoglienza. È interessante perché tutto il materiale, tutti i sassi che compongono appunto la chiesa, che bene si plasma con il territorio, sono stati i sassi che sono stati tolti dalle fondamenta proprio per fare la chiesa stessa. Inoltre una cosa particolare è il campanile. Il campanile è distaccato rispetto alla chiesa, ma unito soltanto ad una vetrata che durante la notte si illumina, e questa luce vuole rappresentare per certi aspetti proprio la crocifissione e il sacrificio di Dio che appunto suo figlio ha fatto. Siamo arrivati al termine del nostro viaggio attraverso il comune di Figline in Cisa Val d'Arno. Vi abbiamo mostrato alcune cose, non tutte, per il resto venite a scoprire da voi.